Ciao ragazzi, benvenuti in questo scoppiettante video. Oggi parleremo di calciatori e numeri di maglia. Di solito i numeri seguono un ruolo ricoperto dal calciatore all'interno di una squadra, ma non sempre è così. L'ultima anomalia in ordine cronologico è quella di Jonathan De Guzman, passato al Chievo dal Napoli. Il calciatore ha scelto un numero di maglia decisamente inusuale per un centrocampista, vale a dire il numero 1. Di casi simili la storia del calcio ne è piena, sia in Italia che all'estero. Ad esempio, nel 2008 il Milan annunciò l'acquisto di tre importanti calciatori, Shevchenko, Ronaldinho e Flamini. Tutti e tre, allora arriva a Milanello, trovarono i loro numeri di maglia preferiti occupati. Per questo motivo scelsero le maglie con il numero che ricordava il loro anno di nascita. Fu così che Shevchenko prese la 76, Ronaldinho l'80 e Flamini l'84. Anche se solo per una partita, il portiere Rogero Ceni scelse la maglia numero 618, con il numero 1 centrale in rosso. Il motivo? Quella cifra rappresentava il numero di presenze fatte dal portiere fino a quel momento con il San Paolo. Il marocchino Hicham Zerouali ebbe una carriera a dir poco insipida. Non a caso ad oggi è ricordato non tanto per le sue prestazioni sul campo quanto per la scelta di un numero di maglia molto particolare, vale a dire lo 0, che come potete notare ricorda l'iniziale del suo cognome, Zerouali. Per onorare la sua altezza 1,69 e il suo anno di nascita 1969, Lizarazu scelse la maglia 69. Negli anni 90 l'attaccante cileno dell'Inter, Ivan Zamorano, cedette la maglia con il suo numero di maglia preferito, vale a dire la 9, al fenomeno Ronaldo. Lui invece fece una scelta molto particolare, prese la maglia numero 18 e tra i due numeri ci mise un più, 1 più 8, 9. Quando difendeva la porta del Chievo, il portiere Lupatelli scelse la maglia numero 10. Anni dopo, durante un'intervista, dichiarò che si trattava solo di una scommessa con gli amici. Concludo questo video con altri tre esempi a dir poco ignoranti. Sensi ha scelto la maglia numero 5. 5 Sensi. Un ex giocatore del Perugia, Gatti, scelse la 44. 44 Gatti. Ed infine lui, il mio idolo indiscusso, il portiere Fortin. Ebbene, lui scelse la maglia numero 14. Non ci trovate nulla di strano? Allora provate a pronunciare il numero 14 in inglese e capirete. Come si dice in inglese 14? 14. Ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Vi anticipo che usciranno un mucchio selvaggio di video. Vi dovrò presentare la mia rosa del fantacalcio, ritornerà stranezza nel calcio, ritorneranno altre parodie, eccetera eccetera. Per adesso è tutto e alla prossima. Ciao.